Devo dire che l'arrivo di immigrati irregolari che non hanno diritto a stare in Friuli Venezia Giulia in Italia inficia anche tutti invece i percorsi che devono garantire lo status di protezione e quello di rifugiato per chi veramente ha diritto o la protezione sussidiaria. Quindi di fatto l'immigrazione irregolare che qualcuno continua a difendere e a promuovere, diciamolo chiaramente, ha come effetto di colpire invece quegli stessi immigrati che avrebbero diritto alla protezione. Complimenti a chi fa questa politica, evidentemente non è a favore dei più deboli, ma a favore dell'accoglienza pagata.